Servizio è di Francesco Maisano. Più Europa si ferma sotto il 2,6%, mancando l'aggancio al 3% che avrebbe consentito l'ingresso di una pattuglia parlamentare della Forza Liberale Europeista nel plurinominale. Oltre alla Bonino, eletti all'uninominale Bruno Tabacci e Riccardo Maggi. Resta fuori Benedetto Della Vedova, che perde di misura a Prato col centrodestra. Per noi ovviamente è una delusione non aver raggiunto il 3%, ma è anche un punto di partenza il nostro risultato per riorganizzare un fronte alternativo alle forze nazionaliste e sovraniste, che non riusciranno a governare con le loro proposte il nostro paese.